giocatori, con rimbalzo e la transizione, vorrebbe giocare pick and roll, invece scarica fuori per Baldasso, fa saltare il close out di Larsson, poi gli spara in faccia l'arresto e tiro cattedratico, qui Tommy Baldasso sta facendo la differenza col tiro pesante, la fortitudo, ma anche e soprattutto con la difesa, qui vuole andare fino al ferro Demetrio. E allora Pesaro col nuovo possesso per cercare di accorciare ulteriormente le distanze. Alley-oop devastante con Jones che veramente prende l'ascensore. Leonardo Totè accoppiato con Tyrique Jones, Totè lo fa saltare perfettamente, grande giocata di Totè che ripaga con la stessa moneta, molto discontinuo ma dalle doti tecniche atletiche devastanti. Zanotti si prende la bomba, la manda a bersaglio, offensivi, Benzing riceve, parte attirando su di sé il close out della difesa biancorossa, scaricando poi per la tripla di Gudmundsson, grande lavoro di lettura sul rimbalzo offensivo da parte di Malachi Richardson, rimbalzo personale per Leonardo Totè, Gudmundsson può spingere la transizione, Benzing può prendere un'altra tripla, la manda a bersaglio, è la quarta personale su 6 tentativi. Attenzione a Delfino perché se si accende possono essere dolori, e infila la bomba, potenziale gioco da 4 punti per il Cabeza, che giocata meravigliosa. Rimbalzo per la F che è già dall'altra parte, finta di passaggio alla Magic Johnson da parte di Tommy Baldasso e inchiodata con la prima l'alla tedesca, riceve Delfino, è già dall'altra parte Pesaro, vorrebbe giocare a due con Jones, lo fa benissimo, spaziale l'assist di Delfino. Gudmundsson, movimento di Richardson, Gudmundsson riceve di nuovo, non si chiude il pick and roll, vuole andare fino in fondo, il numero 3, canestro, fallo e gita in lunetta, mostra i muscoli del braccio destro. Uno dei più contestati della storia della Serie A, bounce pass nuovamente per Ashley, extra pass per Leonardo Totè, anche un po' di spettacolo ovviamente da Robin Benzing, 7 secondi per chiudere il possesso di Pesaro, Trell riceve stavolta, non prova a partire in palleggio, trova invece la bomba, ci sono invece 2 punti, c'è nuovo possesso a disposizione della VL, stanno proprio a scadere anche qui i secondi, ping pong tra due giocatori con Sanford che spara la bomba e prendendogli il tempo, più un muro pallavolistico che non una stoppata da pallacanestro, dall'altra parte Baldasso è glaciale che trova la bomba che fa esplodere il paladozza. Gioco Totè intanto rimpingua un po' il proprio tabellino dopo il 2 su 3 a cronometro fermo di Henry Drell. Moretti si prende un altro arresto e tiro, ha fatto male solo in questa situazione di un palazzetto pieno al 35%, questa città, questo pubblico avrebbero meritato già da oggi un 60%, poco male perché potranno rifarsi dalle prossime gare casalinghe.